Cari amici, prima di fare il quadro sulla situazione Covid, un breve commento alle ultime decisioni del governo nazionale. Il governo ha approvato la legge di bilancio, mi soffermo su due punti proposti da Draghi. Primo, una modifica relativa a quota 100, l'altro punto relativo al reddito di cittadinanza. Mi pare che il governo si stia muovendo su una linea di ragionevolezza, di buonsenso e di responsabilità. Quota 100 è costata all'Italia un sacco di miliardi. L'obiettivo, questa era una battaglia soprattutto della Lega, mandare in pensione a 60 anni una parte di lavoratori del nostro paese, soprattutto impegnati in lavori pesanti, disagiati, doveva servire a far entrare nel mercato del lavoro i giovani. È avvenuto esattamente il contrario. Anziché avere per ogni pensionato tre giovani occupati, abbiamo avuto per ogni tre pensionati un solo giovane che è andato a lavorare. Draghi sta mettendo riparo ad una misura francamente insostenibile. Noi dobbiamo anticipare il pensionamento per le fasce femminili, per i lavori davvero usuranti, per chi davvero ha cominciato a lavorare a 16 anni, ma non ci possiamo più consentire il lusso di pagare 40 anni di pensione a chi non lavora. Abbiamo la massa di risorse per il sistema pensionistico che è la più alta d'Italia, la più alta d'Europa. È evidente che questo sistema rappresenta un danno pesante per le giovani generazioni. Draghi ha imboccato, credo, una strada corretta, giusta. Reddito di cittadinanza, si comincia a porre rimedio ad alcune delle disfunzioni, diciamo così, che questo provvedimento ha rivelato. D'accordo tutti a dare una mano alla povera gente, d'accordo tutti a dare un reddito anche minimo a chi non ha la possibilità di andare a lavorare, disabili, persone di una fascia di età che rende difficile il ricollocamento. Ma era inevitabile, necessario, giusto andare ad una stretta per eliminare distorsioni, speculazioni e soprattutto per non avere la situazione che abbiamo conosciuto questa estate. Non c'era quasi più la possibilità di trovare un lavoratore stagionale nell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, negli stabilimenti balneari, nei ristoranti, negli alberghi. Bene, si imbocca un'altra strada. Chi riceve un'offerta di lavoro e per la seconda volta la rifiuta, se ne va a casa e non prende più niente. Avevamo proposto questa estate un'altra misura, ma il governo allora non aveva recepito quella nostra proposta, e cioè mantenendo intatto il reddito di cittadinanza, impegnare in un lavoro stagionale i percettori di reddito di cittadinanza ricevendo in più, in aggiunta, 500 euro al mese pagati dalle imprese e il trasporto gratuito pagato dalla Regione. Questa proposta che abbiamo fatto al governo nazionale non è stata accolta, ma vedo che oggi si prendono decisioni che vanno nella direzione di un meccanismo più selezionato, più ridotto, più controllato nella erogazione del reddito di cittadinanza e soprattutto si impegnano i percettori a trovare lavoro, non a rimanere passivi. Ho voluto solo fare questi due richiami per dire che compatibilmente con un governo che ha un sostegno parlamentare molto complicato, mi pare che si stiano prendendo decisioni che vanno nella direzione giusta.
ed è bene riconoscerlo. Per quanto riguarda il Covid, noi abbiamo una situazione che comincia ad essere preoccupante. Il dato di oggi della Campania vede 654 positivi, tasso di positivi del 5,23% rispetto ai tamponi che abbiamo fatto in Campania. Ora, tenete conto che la Campania è la regione che fa, credo, più di ogni altra in Italia, tamponi molecolari, che sono gli unici tamponi davvero affidabili, molto poco affidabili. E tuttavia 650 positivi sono un dato che deve preoccupare. Ricorderete, lo abbiamo detto la scorsa settimana, che stiamo registrando ormai da due settimane una tendenza all'aumento dei positivi. Perché questo dato deve farci riflettere? Anche con doppia dose. Questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo con il passare dei mesi. Questo vuol dire che dobbiamo prepararci ad una campagna di massa di vaccinazione con la terza dose. Io l'ho fatta venerdì scorso e, come vedete, toccando ferro, godo di ottima salute. Dobbiamo comprendere che a mano che passa il tempo, la soglia di protezione, la capacità di protezione, la dotazione di anticorpi anche di chi si è vaccinato, diminuisce al punto tale da non impedire più il contagio. Dunque dobbiamo prepararci a ripetere le vaccinazioni, anche per chi ha fatto la doppia dose. Ovviamente sapete che in Italia, a maggior ragione in Campania, stiamo utilizzando esclusivamente Pfizer, adesso anche Moderna, ma diciamo abbiamo l'uso di vaccini sicuri. Questo vuol dire che anche chi è vaccinato, a maggior ragione chi non lo è, deve mantenere comportamenti di grande prudenza. L'uso della mascherina sempre, al chiuso e all'aperto, e attività di prevenzione igienica minima, lavaggio delle mani spessissimo. Questi comportamenti sono necessari perché sono preziosi per contenere il contagio. Ora tenete conto che noi ci avviamo verso una stagione complicata, perché ci avviamo verso l'inverno. Dobbiamo prepararci a fare la terza dose per tutto il personale scolastico. Fra dicembre e gennaio dobbiamo cominciare a rivaccinare il personale scolastico, tutto il personale sanitario, per avere ospedali sicuri. E soprattutto rischiamo una sovrapposizione di problemi Covid e di problemi dell'influenza, perché stiamo entrando ormai nel vivo della stagione influenzale. Allora, noi abbiamo già quasi completato la terza dose per tutti gli ospiti delle residenze sanitarie per anziani. Abbiamo avviato la terza dose per il personale sanitario. Ma avremo nelle prossime settimane un problema ancora più delicato che riguarda i bambini, per i quali invito i genitori a fare la vaccinazione antinfluenzale, perché se a dicembre
gennaio abbiamo bambini che beccano l'influenza, avremo una percentuale rilevante di bambini che dovranno essere ricoverati in ospedale e quindi rischiamo di avere una promiscuità fra bambini e pazienti Covid. Come vedete, abbiamo situazioni complicate da gestire, che richiedono da parte del sistema sanitario una programmazione delle terze dosi per chi già ha fatto anche la seconda, che richiede possibilmente la vaccinazione per chi continua a non vaccinarsi senza nessuna motivazione seria, e dobbiamo prepararci ad essere tutti più responsabili per evitare complicazioni. Oggi, sinceramente, non abbiamo ospedali congestionati e non abbiamo un livello elevato di terapie intensive occupate. Ma proprio perché abbiamo ancora una situazione sotto controllo, non abbiamo grandi emergenze, dobbiamo fare in modo di non entrare in una situazione di gravi emergenze. Prevenzione, comportamenti responsabili, uso della mascherina sempre e una campagna di vaccinazione che faccia alzare la soglia di protezione rispetto al Covid, anche perché, come vedete, in altri paesi d'Europa si cominciano a registrare altre varianti. Quindi abbiamo, soprattutto in Gran Bretagna, l'emergere della variante, e se non abbiamo una copertura vaccinale rischiamo di avere un'emergenza sanitaria. La situazione non è tale da farci stare completamente tranquilli, ma quando abbiamo queste situazioni è bene guardare in faccia la realtà, non nascondere la testa sotto la sabbia. 654 positivi in Campania, la metà non vaccinata. E questi non vaccinati rappresentano quasi il 100% dei ricoveri ospedalieri e la totalità dei ricoverati in terapia intensiva. Ieri è stata fermata a Capodichino, all'aeroporto, tutta una famiglia inglese con bambini positivi. Abbiamo fatto i controlli. Abbiamo verificato che era positiva tutta la famiglia, che è attualmente ospitata nel Covid Center dell'Ospedale del Mare. Vi ho detto questo episodio della famiglia inglese per dire che quando in Gran Bretagna abbiamo una diffusione ormai enorme di contagi, e così nel Belgio, e così in Austria, e così nei paesi dell'Europa orientale, e così in parte in Francia, è evidente che prima o poi questo problema arriva anche in Italia, anche se abbiamo una soglia di vaccinazione superiore a quella degli altri paesi. Ma dobbiamo preoccuparci per tempo. Abbiamo chiuso l'hub vaccinale di Capodichino. Abbiamo avuto a disposizione per mesi il capannone dell'Atitec, messo a disposizione del titolare dell'azienda, il dottor Lettieri, che io ringrazio per la sua disponibilità. Dal 2 maggio abbiamo fatto 260.000 vaccinazioni, impegnando nell'hub di Capodichino 150 addetti. Abbiamo fatto davvero un lavoro enorme, è stato un esempio nazionale di efficienza. Dobbiamo fare la stessa cosa nelle prossime settimane, riprendere la campagna di vaccinazione. Abbiamo approvato nella riunione di giunta di martedì un protocollo intesa fra regione e ordine degli psicologi della Campania per cercare di utilizzare psicologi per contrastare effetti negativi che abbiamo avuto in questo anno e mezzo
soprattutto sul benessere psicologico dei minori. Cerchiamo cioè di fare tutto quello che è possibile per tornare alla normalità. Devo registrare anche come dato straordinariamente positivo della nostra sanità il dato che riguarda i pagamenti nell'ambito della sanità regionale. La regione Campania è la prima regione d'Italia per i tempi di pagamento. Abbiamo due dati che voglio richiamare. I tempi di pagamento su base annuale, cioè i tempi di pagamento del 2021, fino a settembre la media nazionale era di 47 giorni. La media campana era di 17 giorni per i tempi di pagamento, nei primi 9 mesi. Se prendiamo il trimestre appena concluso, media nazionale 43 giorni per i pagamenti. Regione Campania 15 giorni, 2 settimane. La Campania paga in 2 settimane oggi, rispetto all'Emilia che paga in 50 giorni, il Veneto paga in 32 giorni, la Lombardia in 38 giorni. Abbiamo meno della metà dei tempi di pagamento del Veneto e della Lombardia, del Lazio, e quasi 3 volte in meno di tempi di pagamento rispetto all'Emilia-Romagna. È un dato assolutamente straordinario che voglio comunicare e registrare, perché dietro questo dato c'è un lavoro enorme delle nostre strutture sanitarie, di sorella del nostro personale, ed è uno dei tanti punti di eccellenza che dobbiamo segnalare all'Italia per quello che riguarda la nostra sanità. Un riferimento a 2 ospedali. Abbiamo avuto una riunione relativa all'ospedale di Sant'Agata dei Coti, abbiamo confermato il mantenimento di tutte le funzioni che esistono, non c'è nessuna riduzione, si mantengono i posti letto, l'attuale pronto soccorso, ma in più si potenzia Sant'Agata dei Coti con l'istituzione di un polo per le patologie oncologiche in raccordo con il Pascale di Napoli. Si istituisce un polo della riabilitazione, si attiva un day surgery, un week surgery per la piccola chirurgia e si realizza nei 2 piani superiori di un ospedale che è molto bello, una casa della salute che sarà probabilmente la prima casa della salute che si realizza in Italia, con poliambulatori e la centrale operativa e la guardia medica. Abbiamo comunicato al sindaco di Sant'Agata, al presidente degli industriali di Benevento, che si confermano finanziamenti della regione per la Fondovalle Sclero e per completare i collegamenti fra la Valle Caudina e la Valle Telesina. Per quanto riguarda Nocera Inferiore si conferma un impegno straordinario della regione. A Nocera abbiamo investito, sono in corso investimenti per il plesso dell'Umberto I per oltre 15 milioni di euro, 4 milioni e mezzo di lavori già eseguiti e quasi 11 milioni di lavori in corso. Abbiamo già eseguito lavori per l'adeguamento funzionale dell'Umberto I per 2 milioni e 300 mila euro, adeguamento dell'emodinamica dell'Umberto I per 1 milione e 200 mila euro. Sono in corso lavori per il gruppo operatorio del quarto piano per 1 milione e 700 mila euro,
Sono in corso lavori di adeguamento funzionale per gli impianti e le strutture per 7 milioni di euro e lavori di adeguamento per il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, sempre presso l'Umberto I, per altri 700.000 euro. Nel complesso degli ospedali riuniti dell'Agro Sarnese Nocerino, quindi con riferimento al Tortora di Pagani, al Mauro Scarlato di Scafati, tenete conto che stiamo parlando di ospedali che la vecchia giunta regionale prevedeva di chiudere. Quindi sono ospedali che abbiamo salvato noi realizzando gli ospedali riuniti dell'Agro Sarnese Nocerino. Per l'ospedale Tortora di Pagano sono in corso lavori importantissimi, a parte che abbiamo già oggi un servizio in particolare nell'oncologia, chirurgia e assistenza oncologica di assoluta eccellenza. Arrivano a Pagani pazienti da altre regioni d'Italia, oltre che da tutta la regione Campania. Sono in corso lavori strutturali, ma soprattutto una gara per le nuove tecnologie che pensiamo di completare per la prossima primavera, per completare questo polo oncologico di livello regionale che abbiamo deciso di realizzare a Pagani. Per l'ospedale di Scafati, per il quale si prevedeva semplicemente la chiusura, lo dico a chi si permette addirittura di fare polemica in questi giorni, abbiamo difeso e valorizzato un'area pneumologica di assoluta eccellenza. Abbiamo in questo campo a Scafati veramente una grande tradizione medica che abbiamo salvaguardato e potenziato insieme con le attività di pronto soccorso e con un polo Covid davvero straordinario, con un potenziamento anche dei servizi di dialisi in questo ospedale. Per il Mauro Scarlato di Scafati sono in corso investimenti per 5 milioni di euro. Cacchiere e la demagogia stanno a zero. Passando ad altro, noi avremo, credo martedì 2 novembre, un incontro a Roma con il ministro Giovannini in relazione al piano di ripresa nazionale. Sapete che la Campania è la regione che riceverà in questo ambito il finanziamento più rilevante, oltre 7 miliardi di euro, soprattutto per grandi infrastrutture che abbiamo concordato di realizzare con le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, nel campo dell'ambiente, tenete conto che il PNR, il Piano Nazionale, prevede per la verità una grande centralizzazione degli interventi. La gran parte degli interventi si prevede che vengano fatti o dai ministeri, e questa a mio parere è una grande illusione, o dalle grandi aziende nazionali. Quindi andremo martedì a fare il punto della situazione. Avremo davanti a noi settimane e mesi impegnativi per fare in modo che queste risorse vengano investite. Il grande punto interrogativo, ma questo vale anche per la legge di bilancio proposta da Draghi e appena approvata, il grande punto interrogativo riguarda la semplificazione delle procedure. Se non si interviene in maniera radicale in questo campo, noi possiamo fare tutte le progettazioni che vogliamo, possiamo mettere sulla carta tutti gli investimenti che vogliamo, faremo fatica a concretizzarli. Mi auguro dunque che le prossime settimane vedano una forte semplificazione amministrativa. Da questo punto di vista vi devo dire che stiamo riprendendo e lo completeremo in questa legislatura, anzi, per essere più chiari, nei prossimi 2 anni, il lavoro
non solo di sburocratizzazione della Regione Campania, ma di completamento del programma di digitalizzazione di tutte le attività fatte dalla Regione. Abbiamo già fatto un lavoro immenso sulla sanità, realizzando la prima piattaforma digitale d'Italia a questi livelli di specializzazione, con la piattaforma Sinfonia. Questa piattaforma deve essere estesa oggi a tutti i settori di attività della Regione Campania: politiche sociali, politiche ambientali, agricoltura, turismo. È un lavoro gigantesco che ci deve portare ad essere la regione più digitalizzata d'Italia, perché queste cose non dipendono dai ritardi storici, che ci sono e sono in qualche caso vergognosi, ma gli obiettivi dipendono dalla nostra capacità di lavoro e di realizzazione. Nei prossimi giorni presenteremo i due primi capitoli del programma Burocrazia Zero in Campania. Il primo capitolo riguarda l'estensione a tutti gli uffici del Genio Civile della semplificazione amministrativa e della digitalizzazione degli atti. È un lavoro bellissimo che ridurrà a nulla i tempi di attesa per quanto riguarda i pareri del Genio Civile. Sarà davvero una cosa rivoluzionaria per le imprese, per i cittadini, per i professionisti, e tutto sarà su piattaforma digitale. Poi subito dopo presenteremo un altro capitolo della burocrazia zero che riguarda però la sanità nel senso dei servizi ai cittadini. Pubblicheremo un video riassuntivo della semplificazione che riguarda il rapporto cittadini-sistema sanitario, dalle prenotazioni alle liste di attesa ai servizi più generali che riguardano la nostra sanità. Chiariremo anche il problema delle liste di attesa. Sapete che sono in corso riunioni quotidiane, a parte la complessità del problema, a parte i problemi di personale e quant'altro. Ma cominciamo a chiarire da subito che quando parliamo di liste di attesa dobbiamo ricordare che le prenotazioni che vengono proposte dai medici di famiglia, dai medici di medicina generale, hanno una tripla classificazione: prestazioni urgenti, prestazioni che possono essere fatte in tempi medio-lunghi e prestazioni di media urgenza. Spesso si confondono queste tre categorie di prestazioni da erogare. Voglio chiarirvi da subito che per le prenotazioni classificate come urgenti noi non abbiamo liste di attesa infinite. A volte si confondono le liste di attesa di 2 mesi, 3 mesi, ma quelle liste fanno riferimento alla classificazione non urgente. Ma quando il medico di famiglia la classifica come urgente, la prestazione, in modo particolare rispetto a prestazioni oncologiche, i tempi sono davvero molto stretti. Ma ripeto, vi presenteremo questa nuova piattaforma informatica che avrà un'ulteriore semplificazione del rapporto fra cittadini e sistema sanitario regionale. Cultura. Abbiamo belle notizie per quanto riguarda Procida. Intanto noi per Procida, Capitale della Cultura, il 2022 presenteremo a fine novembre insieme con il Comune di Procida il programma delle iniziative ampiamente finanziate dalla Regione Campania. Mi dicono che il National Geographic ha dedicato una copertina a Procida, segnalata come una delle 25 mete turistiche da visitare il prossimo anno. È anche questo un primo straordinario risultato della campagna di promozione che abbiamo fatto su Procida. Vi segnalo
un altro evento che sarà bellissimo. Sabato e domenica al Trianon c'è uno spettacolo con una cantante fra le più brave d'Italia, Tosca, è una delle voci più belle del nostro paese. Sarà uno spettacolo di grande fascino. Vi invito a prenotarvi sabato e domenica al Trianon, perché veramente sarà uno spettacolo indimenticabile. Dopo l'iniziativa che abbiamo già presentato la scorsa settimana, La stanza delle meraviglie, sulla canzone napoletana. Da segnalare anche il fatto che Paolo Sorrentino viene candidato all'Oscar per la categoria miglior film internazionale con la sua pellicola È stata la mano di Dio. Un altro motivo di soddisfazione per noi. Faccio i complimenti a un giovane violinista, Giuseppe Gibboni, che ha vinto il premio Paganini dopo 24 anni, un premio dedicato ai giovani, premio internazionale ai giovani artisti più bravi. È un giovane che è stato allievo del Conservatorio Martucci di Salerno, un giovane di campagna, ed è un premio che è stato ricevuto in passato da Salvatore Accardo. Complimenti a Giuseppe, un altro motivo di orgoglio per tutti quanti noi. Infine, una notizia triste, è scomparso Ciro Paone. Un imprenditore coraggioso che ha realizzato Keaton. Keaton è uno dei marchi campani di eccellenza nel mondo. Lo ricordo perché ha avuto anni difficili nella parte finale della sua vita per problemi di salute, ma lo ricordo anche per rivolgere un saluto affettuoso a tutta la famiglia. È una di quelle grandi famiglie imprenditoriali, le tante che abbiamo nel sud, nella nostra regione, che ha portato avanti un'iniziativa davvero di eccellenza. Rivolgo un pensiero a Ciro Paone e lo ricordo come uomo di grande creatività, ma anche di grandissimo coraggio imprenditoriale e umano. Veramente uno di quegli uomini che non si sono arresi mai, neanche in condizioni difficili. Bene, è un esempio per tutti quanti noi. Rinnovo a tutti i nostri concittadini un appello alla responsabilità e all'impegno per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Dateci una mano a governare un problema che, come vi ho detto, nelle prossime settimane rischia di essere un problema delicato. Rischia di essere un problema delicato per le scuole aperte e rischia di essere un problema delicato per tutti quanti noi e per le nostre famiglie. Dateci una mano a governare questo problema e ad evitare che questa quinta ondata, che ormai evidentemente ha le porte, non porti di nuovo a chiudere il nostro paese. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.